Buonasera. Decade il decreto sul fondo di solidarietà. Al suo posto il governo preparerà un disegno di legge che in autunno verrà sottoposto alle Camere. La riforma di polizia approvata a Montecitorio ora dovrà passare a Palazzo Madama. Golpe in Bolivia. Gli Stati Uniti richiamano il loro ambasciatore per consultazioni. Due i morti a Parigi nel fallito attentato contro l'ex primo ministro Bakhtiar. Per uno sciopero dei poligrafici, domani non usciranno i giornali. Il governo ha dunque deciso di far decadere il recente decreto legge varato per prelevare lo 0,50% del reddito dei lavoratori dipendenti e riservarlo a un fondo di solidarietà per sostituirlo con un disegno di legge che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo autunno, dopo essere passato però al vaglio del Parlamento. Su questa decisione, che era stata sollecitata da un vasto arco di forze dell'opposizione, a cominciare dai comunisti, da esponenti dei partiti di governo e da vari settori del movimento sindacale, vi è stato stamane l'accordo fra governo e sindacati confederali. Queste immagini sono state riprese al termine dell'incontro. Il decreto perciò decadrà e le trattenute di luglio e di agosto, che a parere del governo non è possibile evitare, saranno restituite ai lavoratori. Il disegno di legge dovrebbe essere approvato da un prossimo Consiglio dei Ministri, forse nella settimana entrante. I dirigenti della Federazione Unitaria si sono detti nel complesso soddisfatti per la decisione del governo, insistendo sulla necessità che nella nuova formulazione il provvedimento preveda tempi uguali per il prelievo e per la sua destinazione. Soddisfazione è stata espressa in particolare dalla direzione del Partito Comunista, che per bocca di Natta parla di un primo importante successo e di ritirata del governo. Il PCI chiede ancora che non siano fatte le trattenute di luglio e agosto e che il decreto venga del tutto abrogato. Nel pomeriggio si è riunito infine il Consiglio dei Ministri, che ha approvato alcuni provvedimenti di varia natura. Sentiamo ora una breve dichiarazione del ministro delle partecipazioni statali, De Michelis, a Enrico Foschi. Preso atto della richiesta, dell'esigenza del sindacato di consentire che la consultazione con la base operaia dei lavoratori fosse completata attorno al problema del fondo, sul quale è stata dal sindacato del governo ribadita la validità e l'importanza della sua istituzione. In questo senso abbiamo comunicato che non insisteremo nella conversione in legge del decreto, presentando un disegno di legge analogo con lo stesso contenuto, e dicendo che il governo si impegnerà, usando gli strumenti in suo possesso, perché comunque il fondo non entra in vigore oltre il 1° novembre prossimo. Ecco, in sintesi allora, il decreto viene lasciato decadere dal governo in Parlamento e verrà sostituito con che cosa? Con un disegno di legge. Con 396 voti favorevoli, 49 contrari e un'astensione, la Camera ha approvato la riforma di polizia. Hanno votato a favore i partiti che sostengono il governo e, tra le opposizioni, i comunisti, gli indipendenti di sinistra, i liberali e i socialdemocratici. Contrari, con diverse motivazioni, i Missini, i radicali e Democrazia Proletaria. Si è astenuto l'indipendente di sinistra Rodotà. Per quanto riguarda uno dei punti più controversi, cioè l'appartenenza degli agenti ai partiti politici, è stato vietato ad agenti e carabinieri di iscriversi a partiti fino al 31 dicembre del 1981, data entro la quale la materia dovrà essere regolata da una legge. La riforma passa ora all'esame del Senato. In Bolivia la situazione rimane confusa dopo il colpo di Stato compiuto dai militari, che ha portato a capo dello Stato il generale Luis García Meza. Del deposto presidente Lidia Gayler non si hanno più notizie. Il colpo di Stato militare è stato condannato sia dagli alleati della Bolivia, primo produttore di stagno del mondo, sia dagli Stati Uniti, che hanno richiamato in patria per consultazioni il loro ambasciatore. Il colpo di Stato in Bolivia ha avuto una eco anche a Copenaghen, dove si svolge il Congresso Mondiale delle Donne, organizzato sotto l'egida delle Nazioni Unite. Alcune donne boliviane hanno inscenato una manifestazione di protesta. È intervenuta la polizia, che ha dovuto faticare per allontanare le manifestanti più vivaci. Contemporaneamente, sempre a Copenaghen, si svolgeva un'altra manifestazione di donne che contestavano la riunione, diciamo così, ufficiale.
Anche nei giorni scorsi il congresso era stato animato dal contrasto tra palestinesi e israeliani. Shapur Bakhtiar, l'ultimo premier dell'Iran prima della cacciata dello Shah, è scampato questa mattina a un attentato. Un comando ha tentato di penetrare nell'abitazione di Bakhtiar, che da un anno è in esilio a Parigi. Gli attentatori, dopo aver eluso il controllo delle guardie, sono giunti davanti all'appartamento dell'ex premier, ma non sono riusciti a mettere fuori uso l'impianto elettronico di sicurezza. Richiamati dall'arrivo di una pattuglia di polizia, i killer, pare fossero cinque, hanno tentato di fuggire. È nato un conflitto a fuoco, al termine del quale tre degli attentatori sono stati catturati. Un agente e una donna che abitava nel palazzo sono rimasti uccisi. Ecco due degli arrestati, di loro non si è ancora potuto appurare nulla, si presume che siano arabi, forse libanesi. Vediamo in queste immagini alcune scene del loro arresto davanti all'abitazione di Bakhtiar. Di loro l'ex capo di governo dello Shah ha detto che sono killer prezzolati dal governo iraniano. L'attentato è stato rivendicato in Iran dal gruppo Guardie dell'Islam, che in un comunicato affermano che Bakhtiar era stato condannato secondo le leggi dell'Islam per aver organizzato il fallito complotto di pochi giorni fa contro la Repubblica Islamica dell'Iran. Il comunicato è stato diffuso da Radio Teheran, che non ha aggiunto alcun commento. È tornato negli Stati Uniti Richard Quinn, l'ostaggio americano in Iran, liberato una settimana fa dagli studenti islamici per le sue precarie condizioni di salute. Lo vediamo in questa telefoto sorridente al suo arrivo all'aeroporto militare di Andrews nel Maryland. Ad accoglierlo c'erano il segretario di Stato Muskie e il suo vice Christopher. Quinn appariva molto migliorato nelle sue condizioni, che fino a pochi giorni fa sembravano dover rendere inevitabile un intervento chirurgico alla testa. Il Giappone continuerà a rafforzare i rapporti sia con gli Stati Uniti sia con la Cina, lo ha affermato il nuovo primo ministro giapponese Zenko Suzuki nel corso di una conferenza stampa. Suzuki, qui lo vedete mentre riceve l'investitura dall'imperatore Hirohito, ha aggiunto che il governo da lui costituito proseguirà la politica estera del suo predecessore Ohira. Lanciato con successo il primo satellite indiano, pesa 36 kg. Il lancio è avvenuto dalla stazione di ricerca spaziale di Srihari, vicino a Madras. Il satellite può essere convertito in missile balistico di media portata. In Portogallo, un violento incendio di origine dolosa ha distrutto la notte scorsa gran parte di una foresta della zona turistica di Cascais, a una trentina di chilometri da Lisbona. Le fiamme, divampate su un fronte di ben 40 chilometri, si sono sviluppate in una zona residenziale, dove numerose personalità portoghesi e straniere hanno le loro ville. Durante l'opera di spegnimento, una guardia campestre è rimasta gravemente ustionata. Decine e decine di vigili del fuoco sono stati ricoverati in ospedale con sintomi di intossicazione. Due ville di proprietà di due ministri portoghesi sono state distrutte dalle fiamme. Due persone sorprese dalla polizia nella stessa zona dell'incendio, mentre stavano appiccando altri fuochi, sono state arrestate. Nel sud della Gran Bretagna, un aereo di linea proveniente dalla Spagna ha compiuto un atterraggio di fortuna nelle campagne vicino a Ottery St. Mary. Le 62 persone che erano a bordo del Viscount sono tutte miracolosamente illese. Solo qualcuno ha riportato lievi escoriazioni. Decollato da Santander in Spagna, l'aereo sarebbe dovuto atterrare all'aeroporto di Exeter. Secondo quanto ha riferito il comandante, le scorte di carburante sono terminate prima del tempo previsto. Il pilota è stato quindi costretto a tentare un atterraggio di fortuna in una zona pianeggiante, in piena campagna. I passeggeri che facevano parte di una comitiva di turisti sarebbero dovuti rientrare in Inghilterra via mare, ma all'ultimo momento, per una avaria alla nave, il viaggio era stato annullato e gli organizzatori avevano deciso per l'aereo. Domani i giornali quotidiani non saranno in edicola per lo sciopero dei poligrafici e degli addetti alle agenzie di stampa. Con lo sciopero si intende sollecitare uno sbocco positivo per i gravi problemi dell'editoria. Bene, Presidente Comelli, lei è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio Cossiga, al quale ha presentato un documento sullo stato della ricostruzione del Friuli Venezia Giulia dopo il terremoto. Ecco, che cosa consiste in sintesi questo documento? Noi avevamo il dovere, innanzitutto politico, di relazionare al governo
sullo stato degli adempimenti conseguenti alle leggi di intervento dello Stato per la ricostruzione e la rinascita del Friuli colpito dagli eventi sismici del 1976. Il documento è questo, se non sbaglio. Sì. Questa è una relazione a tutto il 31 dicembre 1979 con malloppo di allegati di natura anche contabile, il più precisa possibile, e quindi noi abbiamo fatto il riassunto in sostanza dell'attività di questi 4 anni difficili di lavoro. Ecco, in poche parole, in una parola anzi, com'è possibile riassumersi questo stato della ricostruzione del Friuli? Ecco, abbiamo dato precedenza e abbiamo completato la ripresa, la ricostruzione dei settori produttivi. Abbiamo quasi completato la ricostruzione degli edifici pubblici, specie delle scuole ed asili. E per quanto riguarda le abitazioni? Ecco, credo che di poter dire che con il secondo semestre del 1979 e con l'anno in corso, i 2/3 della ricostruzione dell'edilizia abitativa dei centri urbani, ecco, possa dirsi avviato e anche notevolmente avanzato. È una posizione la nostra, quindi, di attesa e di impegno, attesa fiduciosa e di impegno nei confronti della solidarietà dello Stato e della popolazione tutta della nostra nazione. A Firenze la polizia ha sequestrato 140 milioni in contanti. Si suppone dovessero servire per pagare parte del riscatto richiesto dai rapitori di Enrico Rodolfo Etiker, sequestrato a Roma il 26 aprile. Il figlio del commerciante, Marco, è stato seguito da agenti della squadra mobile di Roma. Il giovane aveva con sé il denaro. Massimo riserbo degli inquirenti su un aereo militare, non di nazionalità italiana, precipitato sull'altipiano della Sila in provincia di Catanzaro. Un contadino lo ha visto schiantarsi contro una collina. Il pilota è morto. L'andamento della stagione turistica, con particolare riguardo alla presenza dei visitatori stranieri, è stato oggetto di una riunione al Ministero del Turismo, i responsabili degli enti e delle organizzazioni turistiche, nonché dei sindacati delle categorie interessate. Il ministro D'Arezzo, dopo aver rilevato il favorevole andamento del turismo nello scorso anno con 18 milioni di turisti stranieri in Italia, ha affermato che quest'anno la congiuntura economica negativa nei paesi industrializzati e l'andamento meteorologico hanno avuto ripercussioni sul turismo. Tuttavia, la ripresa della stagione estiva e l'impegno degli operatori turistici e dei responsabili pubblici possono ancora far sì che il risultato conclusivo possa essere abbastanza soddisfacente. Cos'è un ponte? Dipende. A Venezia è anche un modo per dire grazie. Grazie, signore, che ci hai salvato dalla peste. E i veneziani, esattamente dal 1576, ne costruiscono uno apposta per il 19 e 20 luglio, festa del Redentore. Deve unire, in un solo respiro, la sponda delle Zattere con il Tempio Votivo, saltando il canale della Giudecca. Poi, sulle sue tavole, inizierà il grande pellegrinaggio per la scampata Pestilenza, una delle tradizioni più care di questa città che fa tesoro del suo passato. Il ponte, un bailli dell'esercito, è stato lanciato pezzo per pezzo, a tempo di record, dai pontieri del secondo reggimento Genio di Legnago. Ha una luce di 320 metri. Pesa 496 tonnellate e poggia su 189 elementi galleggianti. Per fissarlo sono state lanciate 78 ancore e più di 10 km di corda. Il solo trasporto dei materiali ha impegnato 124 carri ferroviari. Ernest Hemingway, un volto inconfondibile. Per noi italiani non solamente il volto di un grande scrittore, ma altresì il volto di un grande amico. Come infatti voi tutti sapete, sul finire della Prima Guerra Mondiale Ernest Hemingway fu in Italia come volontario nella Croce Rossa americana, vi fu ferito gravemente e da quell'avventura prese lo spunto per uno dei suoi romanzi più noti, più celebri, che è Addio alle armi del 1929. Però su quegli anni italiani di Hemingway in fondo sino adesso sapevamo ben poco, si sarebbe detta una breve parentesi. Dobbiamo ad un noto studioso di letteratura anglosassone, Giovanni Cecchin, se adesso ne sappiamo un po' di più. Cecchin, qual è stato lo spunto che l'ha portata a riscoprire questo Hemingway italiano, anzi questo Hemingway veneto?
Devo aggiungere un corso un anno dopo l'altro, 2 anni di seguito all'Università di Torino, quando ho guidato una serie di letture su quest'autore. Poi, tra parentesi, sono di origine veneta. Ah, quindi siamo in casa. Sì, mi sono accorto che leggendo lo trovavo come casa mia. E poi ho pubblicato quel libro, Invito alle letture di Hemingway, giudicato benissimo in America, al punto che Carlos Baker, che è il biografo, mi ha mandato dall'America un famoso inedito, un grande racconto di guerra. Ma lei ha soprattutto scoperto un manoscritto. Beh, insomma, me l'ha mandato. Cioè? È il ritorno di Piques Macati, è la storia di un ardito, un ex pugile di origine italiana che si trova in California a un certo momento, alle vigilie del campionato mondiale, sparisce dalla circolazione e un giornalista americano lo scopre Bassano del Grappa, come un ardito apparteneva al 9° reparto d'assalto del maggiore Messe, tra parentesi. E da lì è nato tutto, perché mi sono trovato a casa mia, in particolare li conoscevo. E poi da cosa nasce cosa. Ho continuato, sono andato in America, sono andato a Washington, mi hanno messo a disposizione una serie di altri documenti, tra cui una serie di poesie, sono molto belle. Però un ruolo particolare l'hanno svolto le osterie del Veneto. Sì, è vero. Infatti questo mio libro va bene che c'è cultura, c'è biblioteca, ma puzza anche di grappa veneta e di ombretti di vino, come diciamo da noi. Perché nelle osterie venete che lei ha trovato, sì, i ricordi di Hemingway, le persone, gente, i personaggi di Hemingway. Molta gente, difatti, chiacchierando nelle osterie, che io sono riuscito a sapere dove si trovava la sede principale della Croce Rossa Americana, Bassano del Grappa. Sì. Poi ho trovato un... sono andato in questa casa, forza di cercare, insomma, attraverso queste indicazioni. E mi hanno, io ho detto, ma insomma, sti americani hanno lasciato quel ricordo, ma sì, benedetto da Dio, mi fa vedere un album di 54 fotografie, dove c'era di tutto, c'era Ernest Hemingway, John Dos Passos, c'era la fidanzata italiana, noti che è una novità, la fidanzata italiana di Hemingway, e molte altre, insomma. Senta, c'è chi, in conclusione, di questa sua, scusi la brutta parola italiana, rivisitazione di Hemingway, no? Sì. Adesso è di moda questo termine orribile, che Hemingway... Che Italia viene fuori? Viene fuori un Hemingway giovanissimo, curioso fino all'inverosimile, che va a ficcare il naso dappertutto anche dove non doveva andarlo a ficcare. Quindi è un giovanissimo che vuole vedere il massimo, che rischia molto e rischia anche pagando caro di persone, infatti è stato ferito e quasi quasi ci ha rimesso la vita, a fossate di piave questo. E poi questo suo amore per il funk italiano. Lui si è sentito... Per la nostra fanteria. Senz'altro, parlava sempre del simpatico fetore dei compagni, dei suoi compagni soldati. E certamente queste conoscenze gli sono servite, perché sono nati una serie di racconti, non soltanto Addio le armi, ma tutti gli altri racconti che sono forse i più interessanti del grande romanzo stesso. Quindi in sostanza non un amore di testa, ma un amore di cuore. Senz'altro, non c'è dubbio su questo. Al termine di questa edizione del TG1, vi ricordiamo i titoli delle principali notizie trasmesse. Decade il decreto sul fondo di solidarietà. Al suo posto il governo preparerà un disegno di legge che in autunno verrà sottoposto alle Camere. La riforma di polizia approvata a Montecitorio ora dovrà passare a Palazzo Madama. Golpe in Bolivia. Gli Stati Uniti richiamano il loro ambasciatore per consultazioni. 2 i morti a Parigi nel fallito attentato contro l'ex primo ministro Bachtiar. Per uno sciopero dei poligrafici domani non usciranno i giornali.